qui con un nuovo video. Oggi vi faccio vedere la ricetta del babà rustico. Alla fine ho deciso di farvelo proprio singolo e di non mettervelo in un vlog, così anche da domani mattina. Vabbè, questo è il giorno prima, oggi è venerdì santo, domani che è sabato, domani mattina vi carico questo video e voi lo vedete. Quindi vi faccio un po' vedere come lo facciamo noi. Ovviamente ognuno ha le proprie usanze, ha le proprie tradizioni, ognuno lo fa come vuole, quello che ha, come pare e piace, così lo fanno. Ci sono veramente tantissime, tantissime varianti diverse, con altri nomi infatti. E quindi niente ragazzi, spero che questo video vi piace. Me l'avete richiesto, cioè in tanti me l'avete detto, sì se lo fai, facci vedere come lo fai. Quindi ho deciso proprio di farvi una ricettina singola, così anche super veloce, che a chi interessa la vede, a chi non interessa non se la vede, quindi vi lascio al video. Dopo vi faccio vedere tutti gli ingredienti. Io per il momento inizio a tagliare a pezzettini la mortadella, il salame e il provolone dolce. Quindi mi taglio le cose che devo tagliare a cubetti e poi dopo vi faccio vedere tutto il resto degli altri ingredienti. Ma queste ciotoline quante sono belle! A tagliare anche a dadini il prosciutto cotto, per poi dopo, ragazzi, vi dico tutte le grammature e tutti gli ingredienti. Eccoci qua pronti con tutto. Adesso vi faccio vedere. Allora, gli ingredienti che vi sto per dare sono per due roti che ne andiamo a intingere, diciamo così, con lo strutto, ad imburrare con lo strutto, ma voi potete semplicemente anche usare il burro e se non volete due, diminuite le dosi e ve ne fate solo uno, però non è per due. Quindi le dosi sono 200 g di salame, poi 200 g di provolone e 200 di provola, 200 di mortadella, 200 di prosciutto cotto, pepe quanto basta, andiamo ad occhio, 3 uova, poi farina 00 600 g, 50 ml di olio, 25 g di lievito di birra con l'aggiunta di 2 cucchiaini di zucchero che come ben sapete serve per la lievitazione. Poi dopo vabbè andiamo ad aggiungerci l'acqua e vi faccio vedere tutto. Poi 300 ml di latte, poi se servirà ne aggiungiamo, ma penso di no. Poi 200 g di grana. Adesso vi facciamo vedere tutto il processo. Noi usiamo l'impastatrice, ma voi potete lavorarlo anche a mano senza problemi. Comunque, raga, alla fine non andiamo a sciogliere il lievito e lo zucchero con l'acqua, ma con il latte a temperatura ambiente. Che si è sciolto bene, vedete che non ci sono più grumi, poi lo unite alla farina. Allora, raga, noi andiamo ad aggiungere giusto un altro poco di latte e poi anche un pizzico di sale.
Adesso mettiamo l'impasto nei due roti per poi farlo riposare. Non sappiamo per quanto tempo, poi ve lo dico, una volta che è pronto e stiamo proprio per infornare, vi dico quanto tempo di lievitazione perché dipende in base a quanto cresce, così decidiamo. Quindi adesso le mettiamo tutte nei loro ruoti e poi facciamo non so quante ore di lievitazione e poi inforniamo. E poi vi dico anche a quanti gradi, eccetera. Cronometro sono le 15:33, così da vedere quanto tempo. Allora, raga, dopo 2 ore e 25 ha lievitato e adesso lo mettiamo a cuocere. Non so se vedete, ma guardate qui, oh, sono cresciuti tantissimo. Allora, raga, ho messo 180 gradi per 45 barra un'ora, dipende. Quando comunque passano già mezz'ora, 40 minuti, vi regolate anche ad occhio. Eccolo qui.